Si trova in una posizione centrale al civico 24D di Via Gatteri, la nuova sede della consulta territoriale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il Comune, con l'assessorato ai lavori pubblici, ha messo a disposizione i locali al piano terra con una concessione di 9 anni, ristrutturandoli per quanto riguarda l'impiantistica. Delle finiture si occuperanno direttamente i ragazzi delle associazioni, scegliendo colori e materiali. Per noi era strategico consegnare questa struttura alla consulta, perché il rapporto con loro è quotidiano ed è tra l'altro fondamentale nell'organizzare tutti i servizi che il Comune di Trieste riesce a mettere a disposizione delle famiglie con persone con disabilità. Questo è un luogo sicuramente dove potranno incontrarsi, dove potranno relazionarsi, dove potranno anche predisporre, diciamo, in assoluta serenità e in sicurezza dei documenti che poi verranno mandati a noi e con i quali dovremo confrontarci per capire quali saranno poi le risposte che riusciremo a dare sul territorio. È una bellissima opportunità avere uno spazio proprio per accogliere, incontrare i cittadini e i bisogni sempre più numerosi delle famiglie, per ascoltarli e cercare di collaborare, perché laddove magari un servizio manca si potrebbe rinnovare, adeguare o forse crearne nuovo in stretta collaborazione. Che questo luogo poi possa essere messo anche in condizioni più belle dall'apporto dei nostri ragazzi ci rende davvero orgogliosi. Coinvolgeremo i ragazzi anche di varie associazioni, perché a fare lavori di piccola manutenzione mostriamo che alcune persone in disabilità sono capaci anche per ragionare in un inserimento lavorativo.